Benvenuti in Curia Iulia, vedo il pubblico così numeroso. Questa sera è una serata importante perché presentiamo un volume che vede la luce dopo anni di studio, Basilica Iulia I, gli scavi di Laura Fabbrini 1960-1964, strutture, stratigrafie e materiali dalla prima età repubblicana alla costruzione augustea. Però prima di entrare in argomento vorrei dare la parola a Costanza Miliani, direttrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale ISPC del CNR, e a Giorgio Piras, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità Sapienza Università di Roma, perché questo volume è anche frutto di una sinergia tra appunto Sapienza Università di Roma, Parco Archeologico del Colosseo e Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questo progetto infatti si intitola Basilica Iulia ed è il primo tassello, importante tassello, la base su cui stiamo costruendo un importante progetto di ricerca, di indagine, ma anche di valorizzazione. Quindi ora la parola a Costanza Miliani. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Mi scuso per il ritardo, innanzitutto sono molto lieta di essere qui in questo straordinario luogo, sono molto lieta di portare i saluti del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed in particolare dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale. Particolarmente felice perché questa presentazione del volume rappresenta per me un paradigma di come la ricerca in ambito archeologico oggi possa essere condotta. È un lavoro esemplare, è un lavoro corale e multidisciplinare. Come vedrete dalle presentazioni, sono state infatti condotte attività in ambito di studio dei documenti storici, innanzitutto, ma anche studi di cultura materiale, archeometria, quindi analisi dei residui organici che questi oggetti di cultura materiale portano a noi oggi con le relative informazioni. Studi di bioarcheologia, quindi proprio alle frontiere della ricerca in questo settore, ma anche studi con sistemi per le prospezioni geofisiche, quindi per vedere quello che oggi non si può vedere, per indagare quello che è sotto ancora non scavato. Studi di modellizzazione tridimensionale che servono a conoscere l'architettura, ma serviranno anche per la parte di virtualizzazione. Allora, tutto questo come è stato possibile? Grazie alla sinergia che si citava, sinergia tra gli enti di tutela e valorizzazione, in questo caso l'eccellenza del Parco Archeologico del Colosseo, l'Università, in questo caso Sapienza e l'Università del Salento, due eccellenze nel loro campo, che hanno portato anche al progetto contributi nell'alta formazione, quindi progetti di ricerca che servono anche per portare queste tecnologie, questo tipo di studi ai giovani, futuri giovani ricercatori. E infine l'ente di ricerca che qui rappresento, che porta tutte le sue competenze multi e interdisciplinari nel settore. Questa sinergia davvero fenomenale, speriamo, e questo me lo auguro come direttrice dell'Istituto, che possa avere un seguito, un futuro, innanzitutto per gli aspetti conservativi che stanno molto a cuore a me personalmente ogni volta che lavoriamo per oggetti della cultura, ma certamente anche per gli aspetti di valorizzazione che sarà virtuale ma anche reale. A noi come istituto piace molto lavorare su progetti di fruizione che mettano insieme questi due aspetti, quindi non solo una virtualizzazione ma la possibilità di fare una visita reale che poi venga aumentata dagli aspetti virtuali, cosa certamente necessaria per un palinsesto storico così complicato e così lungo nel tempo. Quindi i miei complimenti a tutti i ricercatori, a tutti gli esperti che hanno lavorato a questo settore e un augurio per un futuro altrettanto
ben fatto. Grazie. Un applauso. Ecco, e ora la parola a Giorgio Piras. Grazie direttrice, io vengo qui sempre molto volentieri ovviamente, sono ben lieto di essere qui di nuovo e sono ben lieto soprattutto di portare il saluto al Dipartimento di Scienze e Antichità della Sapienza alla presentazione di questo bel volume, bel e importante volume di Marco Galli e Tommaso Ismaelli, davvero un volume notevole che penso potrete apprezzare soprattutto grazie alle presentazioni che poi ecco, ce lo mostra la direttrice, è un volume decisamente importante. È un volume che nasce, come è stato detto, e non posso non sottolinearlo anch'io, dalla sinergia stretta tra enti di ricerca e di tutela e valorizzazione, appunto l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, il Parco Archeologico del Colosseo e la Sapienza, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, ma anche abbiamo contributi di altri colleghi di altri dipartimenti, in particolare il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura e vari colleghi del nostro Dipartimento che hanno lavorato a questo volume, frutto di una ricerca pluriennale nata di fatto subito dopo la scomparsa della Laura Fabbrini nel 14, se non sbaglio, credo sia deceduta, perché il progetto è iniziato, di fatto è partito dal 2015. È un progetto che abbiamo sostenuto particolarmente come Dipartimento, tra l'altro mi ha accompagnato appunto nelle sue tappe, anche nella mia direzione, con vari atti che abbiamo compiuto di sostegno a questo progetto. Progetto che appunto è stato un progetto di ricerca e di valorizzazione dell'archivio, questa è una cosa molto importante, di un archivio di uno studioso e di una studiosa, un archivio personale però di notevole valore scientifico e quindi pubblico, e quindi davvero anch'io voglio ringraziare gli eredi per aver messo a disposizione questo archivio che credo sarà valorizzato ulteriormente nel modo più degno possibile. E poi ha visto questo progetto anche l'intervento sul campo con ricognizioni qui in loco e prospezioni, non scavi veri e propri, però insomma certamente interventi anche in loco, e grazie anche alla tecnologia di cui disponiamo adesso e ci è stata fornita appunto dai nostri colleghi e partner in questo progetto. Ecco, questo ci tengo a sottolineare ovviamente anch'io il valore di questa sinergia per ottenere risultati così importanti, e ci tengo personalmente anche a sottolineare appunto come possa essere particolarmente importante dal punto di vista del progresso della ricerca e della conoscenza quello della valorizzazione, come dicevo prima, delle ricerche compiute nei decenni passati e non ancora adeguatamente valorizzate. Poi il che vuol dire concretamente in questo caso, e magari in tanti altri casi che verranno, la valorizzazione degli archivi, cioè dei luoghi di deposito delle ricerche passate, cartacee come in questo caso, e poi però che sono in parte divenuti e diventeranno sempre di più digitali naturalmente. Questo è un elemento importante davvero, perché ci consente di valorizzare da un lato la tradizione dei nostri studi, appunto rendendo evidente quanto sia stato fatto in maniera importante nel passato, ma d'altro canto ci consente anche di andare avanti, e questo è il caso del libro che presentiamo questa sera, davvero un contributo importante per la storia di un luogo molto importante per la storia di Roma, per tanti secoli, per la storia della Roma repubblicana, ma poi anche della Roma imperiale, e poi anche per quello che è venuto dopo, per il Medioevo, Rinascimento, e quindi anche per la rinascita degli studi classici, e anche ha avuto un ruolo importante, questo mi ha colpito molto, devo dire, anche da studioso del classicismo, anche ha avuto un ruolo importante lo studio della Basilica Giulia, l'inizio della Basilica Giulia, come momento iniziale di riscoperta del foro. Questo è davvero, mi ha colpito parecchio. E quindi davvero sono molto molto già un po' non l'ho letto ancora fino in fondo, ma sono molto molto colpito dalla profondità delle ricerche che avete condotto, quindi davvero molti complimenti agli autori innanzitutto, e sono davvero contento, esprimo qui la mia
piena soddisfazione e la soddisfazione del Dipartimento di Scienze dell'Antichità per il risultato raggiunto e per un risultato raggiunto così brillante raggiunto e grazie anche appunto a questa importante collaborazione. Adesso aspettiamo il secondo volume ovviamente, presto, compatibilmente con i tempi della ricerca, ci mancherebbe. Quindi davvero grazie agli autori. Grazie a Giorgio Piras. Ecco, io volevo complimentarmi con appunto gli autori Marco Galli e Tommaso Ismaelli che hanno coordinato una squadra composita, quindi dobbiamo sottolineare che la squadra che ha portato avanti il lavoro è una squadra multidisciplinare che comprende archeologi, architetti, paleobotanici, geofisici, topografici, archeozoologi, e questo è anche un approccio ormai acquisito ma molto importante e ritengo che non sia un aspetto da sottovalutare, un aspetto da invece da sottolineare e da prendere come modello. E quindi il libro tra l'altro ricomprende, come è stato detto da Giorgio Piras, la mole di dati relativi al riordino della documentazione dell'archivio di Laura Fabbrini che è appunto soprattutto degli scavi tra il 1960 e il 1964. Questo archivio è stato messo a disposizione dall'erede, e lo voglio citare, Alessandro Fabbrini Carettoni, che ha messo generosamente a disposizione tutto il materiale, tutta la mole della documentazione. Questi dati poi sono stati invece integrati, come si diceva prima, dai risultati delle indagini più recenti condotte sul campo nel 2017 e dalle prospezioni geofisiche condotte tra il 2018 e il 2019. Che consentono, come è stato detto, anche di ricostruire tutte le fasi costruttive della Basilica Iulia, ma anche le preesistenze dal V al I secolo a.C. Quindi devo dire che si tratta di un'edizione che, oltre a connotarsi come un doveroso tributo a Laura Fabbrini, che è stata un'archeologa fondamentale per questi luoghi, quindi lei ha operato nel Foro, alla Domus Aurea, insomma un'archeologa che ha dato tanto all'area archeologica centrale di Roma e che io considero una delle figure più rappresentative dell'archeologia italiana della seconda metà del secolo scorso. Ma quindi è un volume che mette a disposizione della comunità scientifica dati fondamentali per, proprio come diceva la professoressa Miliani, per una più puntuale conoscenza del monumento che ovviamente è alla base di tutti i progetti di tutela e di valorizzazione. E concludo dedicando l'evento odierno a Laura Fabbrini. Un tributo al suo impegno e alla sua attività, proprio veramente consacrati a questo luogo. Volevo presentare anche brevemente i due relatori di questa sera che presenteranno il volume. Johannes Lips, che è professore di archeologia classica presso l'Istituto di Studi Classici, Dipartimento di Archeologia Classica presso l'Università Johannes Gutenberg di Mainz. È stato dal 2014 al 2019 professore all'Istituto di Archeologia Classica a Tübingen, a cui sono legata perché ho svolto anche attività per il mio dottorato. Prima ancora ha svolto la sua attività presso l'Istituto di Archeologia Classica a Monaco e soprattutto nel 2009 è stato a Roma presso l'Istituto Archeologico Germanico. Un lavoro fondamentale di Johannes Lips è la Basilica Emilia al Foro Romano, l'edificio imperiale e la sua decorazione, che era la sua tesi di dottorato, che poi è confluito in un volume che è l'edizione Princeps del monumento. È riferimento obbligato per tutti gli studi riguardanti la topografia del Foro Romano e l'architettura del tipo basilicale in età romana, che è appunto il tema che questa sera ci interessa. I suoi interessi scientifici però spaziano, così come la sua bibliografia, dall'architettura degli edifici pubblici di Roma, così come anche delle province romane. E invece Paolo Liverani, che non è la prima volta, è stato qui da noi in altre occasioni,
è professore ordinario di topografia antica presso l'Università di Firenze e ha diretto il reparto di antichità classiche dei Musei Vaticani dall'86 al 2005, poi insegna alla scuola di specializzazione in beni archeologici di Firenze dal 2006, e così come anche insegna sia topografia ma anche archeologia paleocristiana e alto medievale, sempre nella scuola di specializzazione. I suoi interessi scientifici, come la sua bibliografia, spaziano dalla topografia antica di Roma e dell'Italia centrale alla scultura romana, con attenzione all'arte di rappresentanza imperiale, alla policromia della scultura, delle opere scultoree. Ha coltivato studi relativi alla storia delle collezioni e dell'archeologia a Roma, ma riserva una speciale attenzione al periodo tardo antico e paleocristiano e al rapporto tra testo e immagini. Spero di essere stata esaustiva, ma non lo so, non credo. Comunque grazie, e invito i due relatori qui al tavolo di presidenza. Ho capito, grazie. Gentili signore e signori, cari colleghi, gentile dottoressa Russo, caro Marco e caro Tommaso. Quando a fine marzo Marco Galli mi ha chiamato chiedendomi di partecipare quest'oggi alla presentazione del nuovo volume sulla Basilica Giulia, ho accettato di buon grado e senza esitazioni. E quando ho chiesto ai miei due colleghi italiani, Sabina De Luca e Giuseppe Mazzilli, che attualmente sono con noi a Magonza, quali fossero le consuetudini che avrei dovuto seguire per la presentazione di un nuovo volume a Roma, mi hanno detto che avrei dovuto esprimermi in ogni caso in modo molto positivo. Così ho aspettato con un po' di ansia il libro e sperato che fosse davvero buono. Ma le mie preoccupazioni erano del tutto infondate. Anche una lettura sommaria del volume che mi è arrivato pochi giorni dopo mi ha fatto ben presto capire che la pubblicazione che si presenta quest'oggi è una pietra miliare nello studio del Foro Romano. Come ben illustra il dettagliato capitolo dal titolo «Dall'edificio imperiale alla sua scoperta», a firma di Marco Galli, per il quale l'autore ha passato al setaccio per la prima volta molti documenti d'archivio finora sconosciuti e ha tradotto con grande abilità documenti da numerose lingue, il nostro racconto potrebbe avere inizio in diversi punti di una storia postmoderna. Si potrebbe partire dal figlio del vescovo svedese Carl Fredrik Fredenheim che, mentre in Francia era in atto la rivoluzione, appena ricevuto il titolo nobiliare, espresse tutto il suo amore per l'antichità effettuando scavi alla Basilica Giulia e trovandovi, tra l'altro, straordinarie membrature architettoniche che oggi purtroppo sono sopravvissute solo nei disegni. Si potrebbe anche partire dai grandi studiosi della prima metà dell'Ottocento, come Carlo Fea e Luigi Canina, che, per citare Marco Galli, tra rivoluzione e restauro, discutono sulla localizzazione del foro e infine identificano, senza margine di errore, la Basilica Giulia. Oppure la nostra storia potrebbe partire da due dei più importanti archeologi italiani del XX secolo e iniziare con Gianfilippo Carretoni e Laura Fabbrini, i quali negli anni Sessanta hanno consolidato il proprio sodalizio scientifico e umano proprio attraverso gli scavi della Basilica Giulia, per poi ritrovare parte della loro fortuna come pionieri della missione archeologica italiana a Hierapolis di Friccia.
Ma lasciamo invece che il nostro racconto inizi con un giovane e determinato archeologo italiano del GNR, che era ancora un bambino quando Caretoni scomparve, ma che ebbe la fortuna di raggiungere Ierapolis nel corso della sua formazione. E lì non solo avrebbe avuto modo di sviluppare una ricca attività di studio, ricerca e pubblicazione dell'architettura ellenistica e romana, ma ebbe anche il piacere di incontrare Laura Fabbrini pochi anni prima della sua morte. La grande signora dell'archeologia italiana riconobbe ovviamente il suo potenziale e così gli affidò prima la documentazione che lei stessa aveva raccolto a Ierapolis e in seguito anche le carte relative allo scavo della Basilica Giulia ai fini di una loro rielaborazione e pubblicazione. Oggi possiamo dire che il suo istinto non l'aveva affatto ingannata. Infatti, già nel 2017 sono state pubblicate le indagini al santuario di Apollo condotto insieme a Caretoni e ora invece segue la pubblicazione degli scavi alla Basilica Giulia che Tommaso però non ha intrapreso da solo, ritrovando in Marco Galli, professore alla Sapienza, un perfetto coautore, nei funzionari e nel personale tutto della sovrintendenza del Parco Archeologico del Colosseo partner ideali, formando infine con altri colleghi del GNR di Lecce, dell'Università del Salento e di Roma una squadra vincente. Sono queste storie di percorsi talora tortuosi e secolari, di storia culturale occidentale, di curiosità umana e di relazioni interpersonali che talvolta conferiscono all'archeologia un'aura tutta sua. Ed è proprio quest'aura che affascina il lettore di questa pubblicazione fin dalla prima pagina. Il cuore dello studio è senza dubbio costituito dagli scavi Fabbrini effettuati tra il 1960 e il 1964. Con essi, la studiosa ha proseguito in modo sistematico le ricerche sulla fase iniziale del foro romano iniziate sotto Boni a partire dalla scoperta del lapis niger nel 1899, scavi che Tommaso Ismaelli ha potuto ricostruire esattamente sulla base dei documenti d'archivio. La documentazione dimostra che Laura Fabbrini era una scavatrice all'avanguardia con una sensibilità stratigrafica e un approccio minuziosamente descrittivo e fornisce quindi un contributo fondamentale alla storia ancora poco studiata dell'archeologia italiana nel secondo dopoguerra. Soprattutto la revisione sistematica del materiale d'archivio, tra cui diari, foto, disegni, reperti, eccetera, ha permesso una valutazione retrospettiva dello scavo di 60 anni fa, che inevitabilmente ha comportato alcune sfide di carattere metodologico. Dopotutto, ciò che si stava interpretando non era necessariamente la realtà archeologica, ma piuttosto la lettura che ne era già stata data, per usare le parole di Tommaso. Queste sfide sono state certamente vinte, tra l'altro, grazie alla pubblicazione completa del materiale archivistico che permette al lettore di ripercorrere nel dettaglio la lettura della lettura. Inoltre, l'indagine va certamente oltre lo scavo Fabbrini. Infatti, nel 2017 è stato prodotto un rilievo tridimensionale delle strutture tramite laser scanner 3D e structure from motion, mentre nel 2018 e 2019 sono state intraprese indagini geofisiche tramite georadar e tomografia elettrica, rivelatisi di particolare successo. Mettendo a sistema i risultati delle diverse forme di indagine, le strutture preimperiali possono ora essere rintracciate e localizzate tridimensionalmente non solo nelle due sezioni dello scavo Fabbrini, ma anche nell'area non scavata. Il risultato più importante, più impressionante è certamente
la localizzazione della Basilica Sempronia e delle taberne Veteres, ora ben visibili. Ma veniamo alle 5 fasi costruttive che la Fabbrini ha finora pubblicato solo in forma embrionale e che per la prima volta adesso gettano nuova luce sulle prime fasi del foro romano presso il suo margine meridionale. La relativa presentazione nel volume è impeccabile anche grazie all'apparato grafico che vanta numerose foto e disegni. Solo nel settore orientale alcuni resti murari possono essere datati all'inizio del V secolo avanti Cristo e interpretati come testimonianze di una ricca residenza, date le dimensioni dei blocchi, l'esistenza di un cortile e quella di un sistema di drenaggio, oltre che sulla base di un confronto con altre prime abitazioni nell'area. La casa è orientata come i vicini templi di Saturno e dei Castori, che all'inizio del V secolo diedero una nuova quinta scenica all'estremità meridionale del foro. Le taberne Veteres, presumibilmente contemporanee al foro da cui la casa era separata da una strada, appartengono allo stesso livello. Dopo la distruzione e l'abbandono dell'edificio 1, forse nel contesto della conquista gallica di Roma nel 390 a.C., fu eretto un nuovo complesso con un atrio monumentale. È ovvio, come dicono gli autori, riconoscere qui la casa che fu poi quella di Scipione l'Africano. Inoltre, i numerosi reperti appartenenti a questa fase costruttiva offrono un ricco campionario, tra l'altro di importazione attica, con le quali si collegano tipologie e datazioni, ma che inoltre raccontano delle consuetudini alimentari e delle pratiche culturali ad essa associate nella Roma tardo-ataica e prima proto-repubblicana. Il capitolo più lungo, tuttavia, è dedicato alla terza fase, ovvero la Basilica Sempronia, già rivelata dalla geofisica. Grazie alla datazione dell'edificio, resa possibile dai reperti, le strutture qui presenti possono essere facilmente collegate alla costruzione di una basilica da parte di Tiberio Sempronio Gracco, la cui notizia è tramandata da Livio. Il contesto, in sé chiuso e molto bene studiato, referibile al 169, sarà da questo momento in poi un importante punto di riferimento per la cronologia di numerose classi di materiali. Rispetto agli edifici successivi, la Basilica Sempronia è notevolmente più piccola, ma colpisce, tra l'altro, per il pavimento in travertino ben posato e per il sofisticato sistema di canali, che qui per la prima volta per una basilica repubblicana può essere ricostruito in modo completo. Sulla base delle fondazioni rimesse in luce nei due saggi di scavo, della geofisica, del sistema di canali idrici e dei confronti con altre basiliche tardo-repubblicane del Lazio, soprattutto la Basilica Emilia e le basiliche di Cosa e Preneste, Tommaso Ismaelli riesce a presentare una convincente proposta di ricostruzione della pianta e dell'alzato, anche se gli ordini delle colonne e le misure di dettaglio rimangano di fatto incerti. Con le strutture repubblicane della Basilica Emilia a nord, visto qua in alto a destra, la Basilica Sempronia condivide dimensioni, materiali, edilizi e marchi di cava simili. Tuttavia, secondo la ricostruzione attuale, la navata centrale della Basilica Emilia nella sua seconda fase è notevolmente più ampia, così che l'autore sottolinea la molteplicità o pluralità dell'architettura basilicale degli inizi, piuttosto che costringerla nello stretto corsetto di una narrazione storico-architettonica teleologica. Le considerazioni qui esposte rimangono necessariamente provvisorie, poiché non si conoscono ancora le dimensioni esatte e soprattutto la datazione delle fondazioni repubblicane delle colonne della Basilica Emilia. Qui si può sperare in un progetto successivo ai vecchi scavi di Carrettoni. La Basilica Cesariana,
rimane relativamente sfuggente a causa della sua successiva e definitiva distruzione avvenuta con la costruzione dell'edificio Augusteo. Tuttavia, fondazioni e canali di drenaggio possono essere assegnati in modo convincente all'edificio, suggerendo una basilica allungata con una navata centrale un po' più ampia. L'edificio, tuttavia, rimase strettamente ancorato alla concessione della Basilica Sempronia rispetto alle Taberne Veteres come complesso indipendente. Uno scenario, tra l'altro, che Valentin Kockel ha recentemente riprodotto anche per il lato sud del Foro di Pompei. Anche in questo caso le case a sud della piazza furono a lungo separate dal portico da una strada aggiuntiva, qua in basso a sinistra, prima che la piazza stessa e gli edifici periferici si sviluppassero insieme solo nel periodo medio-tardo augusteo, in basso a destra. Infine, si affronta il tema del nuovo edificio augusteo che si presume a ragione sia stato costruito dopo il 7 a.C. Sebbene l'argomento e la sua disamina siano sostanzialmente riservati al secondo volume e alla tesi di laurea di Ivana Montalli per il materiale rinvenuto, comunque gli scavi fabbrini forniscono già informazioni importanti sul processo di costruzione, in particolare sulla gestione delle acque, reflue e sulle opere di fondazioni. Giovanni Leucci, Tommaso Ismaeli e Giuseppe Scardozzi, ad esempio, hanno individuato nella tomografia elettrica due anomalie puntiforme nell'edificio augusteo, qua col numero 2 e 3, che sono evidentemente nel posto sbagliato e dimostrano una modifica del progetto o un errore nel processo di costruzione. Scenari che mi sembrano plausibili per quanto riguarda la Basilica Emilia, dove spesso si osservano all'interno della stessa fase costruttiva vistose deviazioni del progetto originario, ad esempio quando, come si vede qua, i pilastri sono stati successivamente collocati davanti alle fondazioni a loro destinate. Inoltre, Lorenzo Cosmopoulos presenta i primi frammenti architettonici appartenenti all'edificio imperiale, ovvero i capitelli toscanici, la cui appartenenza al monumento è documentata anche sulla base di fonti iconografiche. A quanto mi risulta, egli riconosce per la prima volta che i pezzi sono costituiti da due diversi tipi di marmo, presumibilmente marmo lunense e proconesio. Cioè il proconesio sarebbe A, B, I, F, se non sbaglio, no? Penso che si può vedere un po'. Che gli elementi costruttivi in marmo proconesio siano pezzi di restauro e che non si sia di fronte all'uso contestuale di due diversi tipi di marmo, come forse nel caso dell'arco di Titto, è dimostrato dai pezzi di restauro in proconesio su un pilastro ancora in sito, sulla destra. Naturalmente le analisi isotopiche saranno necessarie in futuro soprattutto per poter dare un nome certo al marmo lunense, che è abbastanza simile al pentelico o ad altri tipi di marmo. Tuttavia, le differenze di materiale visibili a occhio nudo possono essere provvisoriamente interpretate come la prova di due diverse fasi costruttive, il che solleva la questione della storia dell'edificio in epoca imperiale e, più specificamente, di una riparazione diocleziana. La registrazione e la pubblicazione di tutti gli elementi costruttivi della Basilica Julia di epoca imperiale, prevista per il secondo volume, amplierà certamente le nostre conoscenze in modo considerevole. Tuttavia, per molti pezzi non sarà facile stabilire se appartenessero o meno alla Basilica Julia. A differenza della Basilica Emilia, alla quale si possono attribuire con certezza più di 1500 frammenti, nell'area della Basilica Julia sono stati trovati molti meno pezzi e la storia post-antica dell'edificio, trattata in dettaglio da Marco Galli, mostra che molti frammenti sono probabilmente arrivati sul sito solo in un secondo momento. Forse a questo punto potremo essere d'aiuto negli anni a venire.
se non altro, Henna von Hesberg ed io, insieme a numerosi colleghi, tra cui anche Sara Bozza, e con il gentile supporto di Gian Domenico Spinola e Claudia Valeri, stiamo preparando una pubblicazione sugli elementi architettonici del Gregoriano profano e abbiamo individuato numerosi frammenti di edifici del Foro Romano finora sconosciuti, che documentano come molti elementi architettonici del Foro siano giunti in Vaticano al più tardi del XVIII secolo. Chissà se prima o poi non verrà ritrovato l'uno o l'altro pezzo della Basilica Giulia. In ogni caso, al momento non c'è nulla che faccia pensare che la Basilica Giulia sia stata danneggiata durante il sacco dei Goti del 410 e anche in generale non c'è quasi nessuna testimonianza archeologica o epigrafica che possa essere messa in relazione con l'evento, come giustamente sottolinea Marco Galli. A questo punto però vorrei brevemente segnalare che le 2638 monete dallo strato di distruzione tardo-antica della Basilica Emilia, che abbiamo potuto esaminare da alcuni anni con il gentile supporto del Parco Archeologico del Colosseo, sono state nel frattempo tutte pulite e che, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, un numero considerevole di esse è ancora leggibile. La maggior parte appartiene al tipo Urbs Roma Felix, emesso da Arcadio Honorio e Teodosio II e datato tra il 404 e il 408 d.C., mentre 12 esemplari di Priscus Attalus, del tipo Virtus Romanorum, degli anni 409-10, rappresentano le monete più recenti con datazione certa. Tanto che ora ipotizzerei un collegamento tra l'invasione gotica e la distruzione della Basilica Emilia, che prima avevo messo criticamente in dubbio. Con questo libro si è riusciti a interpretare e pubblicare in modo completo uno scavo di 60 anni fa, cosa che non avrei ritenuto possibile con questa qualità. Integrata da indagini geofisiche, archeobotaniche e zoologiche, la Basilica Giulia è passata improvvisamente dal monumento del Foro Romano meno noto al complesso meglio studiato. Il riesame multidisciplinare e l'approfondimento del vecchio scavo rappresentano, come afferma Alfonsina Russo nella sua preparazione, senza dubbio un metodo di studio e di ricerca esemplare che può costituire un preciso riferimento per altri contesti archeologici. Il libro stabilisce alcuni standard per lo studio del Foro Romano e della città nel suo complesso, in quanto non solo offre la presentazione esemplare di un reperto storico-architettonico chiave in un sito centrale dell'antica Roma, ma d'ora in poi rappresenterà anche il punto di riferimento per la storia dell'architettura basilicale antica nel suo complesso e per lo studio di numerose classi di materiali la cui analisi accurata e minuziosa da parte di tanti diversi collaboratori è certamente la base del successo conseguito. Tuttavia, per quanto ne so, la storia della ricerca e della fortuna del complesso insieme alla sua conseguente lunga vita non sono mai state presentate con tale coerenza e dettaglio per nessun monumento del Foro. Pertanto, il presente libro non è altro che un pietra miliare nello studio del Foro Romano. In questo contesto si attendono con ansia i progetti successivi sulla Basilica Giulia, sulle altre basiliche del Foro e l'elaborazione sistematica di magari altri scavi antichi. Si è potuto conseguire questo straordinario risultato per l'archeologia solo perché un gran numero di persone e istituzioni ha lavorato coscienziosamente per decenni di anni. Innanzitutto, grazie a Laura Fabrini, una delle più importanti scavatrici del suo tempo, la sua famiglia ha riconosciuto il valore del suo lavoro e continua ancora oggi a sostenere senza riserve gli archeologi. Poi c'è voluta una grande equipe
interdisciplinare per interpretare lo scavo degli anni 60 con i più recenti metodi del 2020. E infine è stato necessario un nutrito numero di archeologi della soprintendenza che ha conservato coscienziosamente i reperti di scavo per due generazioni, assicurandosi giorno dopo giorno che nulla venisse confuso. Un lavoro enorme e tutt'altro che scontato, soprattutto per chi viene da Magonza, dove spesso non si sa più nulla di dove si trovino i documenti di scavo e i reperti pure degli anni 70. È particolarmente importante per me rendere omaggio a questo incredibile risultato da parte della soprintendenza, perché 15 anni fa ho sperimentato direttamente quanto sia stato faticoso per Stefania Trevisan o Patrizia Fortini, ad esempio, organizzare e gestire i magazzini e salvarli dall'oblio e dal disordine. In giornate come quella di oggi possiamo rassicurarci sul fatto che il faticoso lavoro fatto tutti i giorni vale certamente la pena. E non mi resta quindi che ringraziarvi per avermi invitato qui e congratularmi vivamente con voi, Marco e Tommaso, e con tutti gli altri autori e collaboratori per questi risultati estremamente importanti sotto ogni punto di vista. Grazie. Faccio partire un timer, così cercherò di non esagerare nella vostra pazienza, nell'approfittare della vostra pazienza. Sono felice di parlare per secondo perché la conoscenza del genere letterario della presentazione di Johannes era assolutamente perfetta e quindi mi permette di andare un po' più a braccio, in maniera un po' più familiare. Certo, non so se raggiungerò appunto la precisione di Johannes, però spero di poter contribuire anch'io a presentare questo volume che ho veramente apprezzato in una maniera straordinaria, perché non sono molti i volumi che ricordo negli ultimi anni di questo valore, per molti motivi. Voi sapete che così l'università è molto pressata e anche gli enti come il CNR sono pressati dalla necessità di essere produttivi, quindi c'è quello che si chiama in gergo publish or perish, cioè o pubblichi o muori, non fai carriera, no? Allora questo cosa significa? Che non in tutti i casi la produzione è sempre al top del livello, invece qui siamo veramente al massimo livello e veramente questo mi ha colpito fortemente, perché non è solo il fatto che ci sono contributi di grandissima qualità, finezza, accuratezza, ma è che è un orchestra che suona insieme molto bene. Cerco di spiegarmi meglio. Certe volte si trovano contributi in cui c'è l'archeologo che fa la sua parte stilistica, architettonica, storica, eccetera, poi c'è chi fa il rilievo, c'è chi fa le analisi, però sono pezzi un po' disarticolati, magari le analisi si mettono in fondo a carattere più piccolo perché ingombrano spazio, in fondo non è che cambiano la struttura del testo, però fa scientifico, è molto fine mettere dei grafici meno comprensibili possibili, no? Invece no, qui è tutto organico, qui tutto funziona, togliete un tassello e crolla l'edificio della Basilica Giulia, o meglio del volume che la rilegge, o che la rilegge legge al quadrato, una rilettura della rilettura, come diceva Johannes, perché anche l'introduzione della storia degli studi non è uno sfoggio di erudizione fine a se stesso, perché attraverso la comprensione degli interventi di chi ci ha preceduto, noi possiamo essere in grado di leggere correttamente o rileggere quello che
poi è stato rilevato e ancora è visibile sul terreno o dalla documentazione, soprattutto quella della Fabbrini ovviamente. Altrimenti potremmo essere indotti in errori marchiani e con questo scavo così accurato, con un numero impressionante di archivi sondati in Italia e all'estero, e si sono anche recuperate delle così delle perle. Allora, questo tanto per vedere appunto i due sondaggi della Fabbrini, di cui uno dei due è ancora accessibile, è stato poi esaminato con una scansione con una grande qualità, il che permette ovviamente poi di trarne tutta una serie di indicazioni, ma anche qui non c'è uno sfoggio di tecnologia fine a se stesso, come devo dire. Ecco, io ho una grande invidia per i risultati del georadar e dell'elettroresistività, perché personalmente con un altro gruppo di studi usiamo in maniera intensiva questi sul Celio orientale, però non sempre ci aiutano molto. Invece qui siete stati anche aiutati dalla fortuna, insomma, ecco, diciamolo, perché in ambiente urbano non è facile ottenere risultati di una tale risoluzione, e che invece sono risolutivi, nel senso non solo risoluzione nel senso della qualità della lettura del monumento, ma proprio che risolvono certi problemi. E poi sono rimasto colpito, sapevo ovviamente la fama della Fabbrini, la conoscevo, però la qualità della sua, siccome ha pubblicato poco, non è evidente a tutti, o meglio a tutti quelli che così hanno incrociato questa figura nei loro studi. La Basilica Giulia è soggetto regolare dei miei seminari sulla topografia antica, esercitazioni dei miei allievi, eccetera, però era sempre qualcosa in cui non si riusciva mai ad avere una conclusione, eccetera. Invece da questa pubblicazione, dagli appunti di Fabbrini, è chiaro la della lettura e la capacità proprio innovativa, perché negli anni 60 non era normale questa sensibilità stratigrafica. Io ho dovuto combattere in altri scavi con scavi degli anni 60, e forse è uno dei buchi neri della nostra archeologia italica, perché ci sono scavi veramente non all'altezza, ecco, non voglio infierire di più. Invece questi sono della qualità paragonabili a quelli di Lamboglia, insomma, diciamolo, perché veramente di una attenzione. Cioè, il fatto di fare prelievi anche di materiale botanico e cose di questo tipo, ma neanche forse Bamboglia, adesso non mi ricordo, non vorrei dire un'eresia, ma insomma saranno stati due o tre in Italia negli anni 60 che facevano cose di questo tipo. Quindi veramente io sono rimasto sorpreso, ovviamente estasiato, oserei dire. Ecco, allora, dicevo, lo scavo in archivio, no? Porta alla luce gioielli, ne presento solo uno, ma insomma il pavimento della Basilica ormai ce lo siamo quasi tutto giocato, invece ancora lo possiamo apprezzare addirittura nelle tonalità dei colori, dei marmi, attraverso questi rilievi del Normand della fine, della metà dell'Ottocento, e adesso non mi prolungo, se no poi vi porto via troppo tempo. Vi dicevo appunto l'invidia per questi risultati, che permettono di chiarire alcuni fatti veramente di straordinaria importanza, cioè almeno la forma generale e la delimitazione topografica, e anche il fatto che appunto non veniva occupato tutto lo spazio che poi vediamo occupato dall'edificio Augusteo, il che significa che verosimilmente dove non c'è la basilica c'era poi il Lacus Servilius, che ancora con Cesare forse, perché doveva esistere, in quanto, come appunto gli autori ricordano giustamente, Agrippa dedicava una statua in questo Lacus dopo l'inaugurazione del 46 della Basilica. Quindi ci sono risultati molto importanti. Allora, c'è anche un approccio che adesso è quello che si sta affermando, ma da non moltissimi anni, cioè noi abbiamo fatto spesso una archeologia e una topografia bidimensionale, queste piante che però sovrapponevano diversi livelli, sì, poi lo sapevamo che c'erano fasi diverse, però la potenza degli strati e il rapporto della geomorfologia col monumento e con la topografia non veniva sottolineato e non veniva
utilizzato a fondo. Invece qui adesso ci sono tutta una serie, cioè no, qui non sono i primi, ecco, diciamo, perché per il foro abbiamo avuto i lavori Giuliani Verducchi sulla piazza, i lavori della Bianchi sulla cloaca massima, che hanno chiarito o reimpostato da capo problemi fondamentali, i lavori di Hammermann e tutti gli studi sul come si è evoluto, ovviamente Gerstad, ma ai suoi tempi, però senza questi ulteriori elementi anche i dati di Gerstad venivano utilizzati in una maniera un po' meccanica, perché poi non sono di facilissima lettura, diciamocelo. Quindi adesso si può capire come c'è questo innalzamento progressivo dei suoli legato ai problemi di allagamenti, perché la quota che quando il Tevere usciva dagli argini era sui 9-10 metri, ecco, e quindi ci attestiamo poco alla volta al di sopra di questo livello. E quindi vedere l'orientamento degli edifici, quindi l'edificio, il primo edificio, quello che precede questo e di cui è difficile ovviamente ricostruire una pianta perché sono pochi elementi profondissimi, però comunque ha un orientamento concorde con i templi che gli sono ai lati, cioè Castori e Saturno, però quindi c'è un cambiamento con questa domus verosimilmente di Scipione Africano e della sua famiglia, diciamo, è un cambiamento anche di, appunto, di, con un una sopraelevazione, un grosso interro, quindi dobbiamo ragionare a livello non più architettonico ma urbanistico, quindi c'è questo salto di qualità del ragionamento che, mettendo insieme tutti i pezzi nel foro, ci porterà una immagine veramente molto più fresca e nuova, quindi veramente di grande interesse. Poi la scoperta delle taberne veteres, di cui ha già parlato Johannes, e quindi non mi soffermo. Dicevamo la Basilica Sempronia. Ecco, la Basilica Sempronia ha già detto tutto quello che era essenziale Johannes, però io vorrei aggiungere qualche ulteriore elemento, perché appunto come si sottolinea il fatto che non abbiamo una evoluzione, come dire, con un evoluzionismo positivista monolineare di questi tipi architettonici, ma dobbiamo immaginarci qualcosa di più mosso. E allora a me, quando vedo queste cose, siamo 169, ma mi vengono in mente, si fa il parallelo con Palestrina, con la Basilica di Palestrina. Dunque no, scusate, una diversione. C'è tutto il discorso che facevo delle quote e andrà anche riconsiderato il discorso cloaca massima, perché i rapporti delle quote non è facilissimo, cioè la cloaca massima sporgeva, come la Bianchi sostiene, che anche con dei confronti in area greca nella Gorà, però è comunque un problema un po' da rivedere in quest'ottica un po' più generale, quindi è molto utile questa messa a punto, è preziosissima. Ma dicevo, oltre alla Basilica di Palestrina, che è questa qui, che è a 3-4 navate, però ci sono casi un po' più poveri, ma di seconda metà di secondo secolo, come se è giusto quello che io penso, no? Come si fa ad andare indietro? Di qua. Eccolo. Se è giusta la mia ipotesi, a Roselle abbiamo una basilica a 2 navate che è della fase Palestrina, Cosa, Pompei, e quindi è della generazione, la prima generazione delle basiliche. E quindi si spiega meglio perché questi si inventano, sì certo, i modelli delle stoai greche, eccetera, però la mediazione romana potrebbe essere come dire, l'anello mancante, che altrimenti questi funghi che si appaiono erano difficili, almeno per me, da spiegare. Ecco, arriviamo a questo fantasma, ancora non riusciamo cioè non è colpa di nessuno, non è colpa degli autori, è colpa di Augusto chiaramente, perché per costruire la sua basilica ha smontato quella del papà adottivo, e noi qui siamo un po' in difficoltà, però in ogni caso è una basilica che mal si armonizza col tipo col cleristorio e tipo la Basilica Emilia, insomma, quindi potremmo anche qui, con tutte le cautele, perché
da così poco è difficile fare affermazioni precise, però pensare ancora a una tradizione di una basilica più navate. Qui c'è tutto il problema poi se esistano ancora come corpo separato le taberne che abbiamo visto nella fase precedente, e qui è difficile, sì, c'è una fonte di Cicerone che dice che c'erano questi Meniana, Veteres, e quindi è possibile, però non è garantito che non fossero in qualche misura inglobate, perché invece esisteva una strada tra la Basilica Sempronia e le taberne. Allora, qui pure c'è un tema di grande importanza, la relazione con il sistema delle gallerie. Io ancora le considero sillane, poi ne parlavo prima con Tommaso, ma è una materia ancora così delicata, non c'è la pistola fumante, o meglio, io adesso voglio andare a fare una verifica perché mi pare che ci sia un pozzetto sepolto dai rostri cesariani che quindi parlerebbe per una datazione sillana, però non vi voglio tediare con tecnicismi che sono un po' noiosi. E quello che mi sembra interessante è anche un altro dettaglio, vedere cioè questo schema della basilica separata da una strada e un altro corpo di fabbrica con delle taberne e un portico, che si trova per esempio in una fondazione cesariana come è quella di Verona. Voi vedete in basso a destra la basilica c'è a Verona, e accanto alla basilica c'è la curia e forse il comizio, non si sa, ma anche lì c'è una strada, poi c'è un corpo di fabbrica con delle taberne e un portico che si affaccia sulla piazza. Quindi anche qui c'è questa separazione che ci sembra incongrua nei nostri schematismi da manuale, no? Quindi anche qui forse c'è da andare a ripescare frammenti sparsi in questo periodo per vedere se ci sono degli indizi. È chiaro che non è che risolviamo il problema con questo confronto, ma come dire, proviamo a corroborarlo, direbbe Potter, non si può né verificarlo né falsificarlo, ma cerchiamo di dargli più argomenti a sostegno. E anche qui c'è una fioritura, mentre spariscono, cioè non ho altri casi di basiliche a due navate dopo quegli esemplari che abbiamo citato, invece c'è una fioritura in epoca tardo-repubblicana o Giulio-Claudia che si spandono per l'Italia del Nord, la Svizzera, la Gallia, la Spagna, non ne parliamo. Ecco, con poi delle varianti, ovviamente ce ne arrivano pure oltre il Reno, addirittura una che vive pochissimo. E quindi anche qui mi chiedo se non ci sia, se non il modello nel senso manuale, però come l'idea progettuale che è possibile fare basiliche non sempre con lo spazio medio come prescrive Vitruvio e invece a più navate. Ecco, quindi credo che questo sia un importante passo avanti per delineare una storia del tipo architettonico un po' più mossa, ma anche più stimolante, più interessante, più divertente, scusate, perdonatemi, io voglio anche un po' divertirmi nel mio mestiere. Arriviamo alla Basilica di Augusto, e qui va bene, da perbacco c'è poco da dire. Ecco, vedete, quindi si arriva alla monumentalità che noi conosciamo. Questo è il foro poi tetrarchico, che appare in tutto questo così apparato molto importante. Però ecco, poi c'è tutta la storia tardo antica che ancora in buona parte da scrivere, ma che già è accennata nel volume, perché bisogna, nelle serie, no, nei serial, bisogna dare qualche accenno, far capire che la storia continua, così poi la seconda stagione ci sta il pubblico che lo seguirà, anzi con ansia aspetterà che esca il trailer e qualcosa del genere. Ecco, i trailer sono gli articoli preliminari, no? Ecco. Dunque,
Quindi anche qui c'è tutto il tema appunto della trasformazione tetrarchica, che l'incendio di Carino, dove è arrivato lì, non è chiarissimo purtroppo, ma insomma è chiaro che c'è una nuova configurazione e quindi un nuovo uso degli spazi, perché questa è la cosa interessante. Quando vediamo dei mutamenti nei percorsi, nell'architettura, forse a volte noi archeologi ci fermiamo all'aspetto tipologico, la schedatura, eccetera, ma dobbiamo entrare nei percorsi, negli spazi e come venivano utilizzati, nella sociabilità di questi spazi, l'uso politico di questi spazi, prima ancora che ideologico, perché poi ideologico significa tutto e niente, quindi io sono un po' esitante a usare questo termine che è troppo onnicomprensivo, è una chiave che apre tutte le porte e alla fine non è selettiva. Quindi, ma insomma, è chiaro che avviene un cambiamento di utilizzo forte. Ancora questo fatto appunto che ci sono due tribune rostrate, ecco, in che rapporto era la basilica con le tribune rostrate? Perché queste tribune rostrate venivano utilizzate e ci doveva essere una differenziazione nell'uso, perché per alcuni casi si intravede nelle fonti che viene usato o i rostra occidentali o i rostra orientali. Il criterio francamente non l'ho capito, per quanto mi ci sia cervellato abbastanza. E infine arriviamo alla fase tarda, quella che il rosa avrebbe demolito allegramente. Il rosa ha già demolito i rostri diocletianei, figuriamoci queste cose, come diceva il buon Walter Amelung nei suoi cataloghi dei Musei Vaticani. Lavoro straordinario, ma con alla fine delle schede c'erano questi sarcofagi tardoantichi e c'era scritto in fondo la valutazione spät und schlecht, che erano quasi sinonimi, tardo e cattivo, no? Adesso abbiamo recuperato il significato storico innanzitutto di queste produzioni, che poi avevano una qualità in architettura soprattutto veramente straordinaria, quindi è importantissimo. E la grande messa a fuoco, veramente straordinario per me, perché finalmente ho capito certe cose, dell'uso di Santa Maria in Cannapara, Cannaparia, cioè tutte le varianti, eccetera, eccetera, in questi ambienti nell'angolo nord-occidentale, in alto a sinistra, insomma, finalmente si incomincia a capire. Lì ci sono anche, bisognerebbe forse riprendere anche gli itinerari di Ein Siedeln, perché a un certo punto c'è un itinerario che parla di un arco che secondo me dovrebbe essere quello che lega questa, la basilica, al Tempio di Saturno. C'è un arco, ci sono le fondazioni, i colleghi li conoscono bene, in laterizio, ne ha parlato Giuliani, l'Amici, in noticine sparse, bisogna andare a scavare in questi lavori, però ecco, anche ci sono questi piccoli indizi che ci aiutano a capire i percorsi e quindi come funzionavano, perché l'itinerario di Ein Siedeln ha queste due pagine con i monumenti che si vedono a destra e i monumenti che si vedono a sinistra, e poi al centro ci mette Arcum Forum Romanum, oppure, una cosa stranissima, Ecus Constantini, lo mette al centro. Allora Valentini e Zucchetti, gli editori, l'hanno spostato da un lato questa edizione, ma non hanno sbagliato, perché l'Ecus Constantini venivano su dal Vicus Iugarius, questa strada che passa a sinistra della Basilica, così andando verso il foro, e se lo trovavano davanti, cioè c'erano i rostra occidentali e sbattevano contro il cavallo di Costantino, dopo aver passato l'arco appunto che di laterizio, che arcum punto, non dice altro. Quindi in questa maniera noi capiamo molto meglio anche questi testi, quindi c'è tutto un gioco di interpretazione, i testi che illuminano i monumenti che illuminano i testi, che quindi finalmente, mettendo a fuoco finalmente la situazione monumentale, uno riesce a capire queste fonti che sono ermetiche, ma per noi sono preziose perché sono questi piccoli frammenti che ci aiutano a attraversare la città. Credo di aver
approfittato abbastanza del vostro tempo, credo di poter fermarmi qui. Quindi veramente mi devo complimentare con tutta la grande equipe che ha lavorato in una maniera così perfettamente integrata su tutti i fronti, e così sono felice di che mi hanno così invitato i colleghi, così ho potuto leggere tra i primi questa opera veramente fondamentale. Grazie. Adesso inviterei gli autori a dire no, e poi magari apriamo anche il dibattito se c'è qualcuno che vuole intervenire. Direi gli autori, prego. Marco Galli e Tommaso Ismaelli. Prego, prima Marco Galli. Sì, sì, grazie e buonasera a tutti. Non abbiamo nulla da aggiungere, se non appunto dei ringraziamenti sentiti, dei ringraziamenti doverosi, in primis alla direttrice del Parco Archeologico, la dottoressa Russo, non solo per aver organizzato questa presentazione, ma per aver seguito, supportato il lavoro in questi anni e anche anni difficili, diciamo. Ovviamente un enorme ringraziamento va a tutti i funzionari del foro, a tutto il personale, per la loro disponibilità, per la loro collaborazione che ci hanno dimostrato appunto in molteplici occasioni di nuovo in un momento difficile come quello della pandemia. Agli amici Johannes Lips e Paolo Liverani un grazie di cuore per essersi sobbarcati di questa lettura e per aver valorizzato, sollevato tanti punti, dato anche tanti suggerimenti e spero che potremmo discuterne, potremmo approfondire insieme. E, ovviamente fondamentali sono stati per noi le nostre istituzioni che insieme, in sinergia, come è stato detto, stretta con il parco, hanno sostenuto questo lavoro. È stato veramente uno straordinario lavoro di squadra, di tanti colleghi, tanti amiche e amici, dottorandi, studenti, che anche in un momento in cui non avevamo accesso alle biblioteche, ai materiali, ci hanno veramente tanto aiutato. Abbiamo cercato di ricordarli tutti quanti nell'introduzione, speriamo di non aver dimenticato nessuno. E molti aspetti li hanno sottolineati i nostri direttori, Costanza Migliani e Giorgio Piras, grazie. Ringraziamo l'Ateneo Sapienza per il finanziamento grandi progetti di Ateneo e in particolare la sezione di archeologia che ha sostenuto la pubblicazione, come anche l'istituto, l'ISPC del CNR. Un doveroso ringraziamento è stato citato anche ai colleghi del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura per la bellissima collaborazione, altrettanto importante anche la sinergia con le colleghe dell'Università del Salento. Ecco, questo è quello che volevamo dire innanzitutto sulle istituzioni e sulla nostra collaborazione. Sì,
Certamente, diciamo, questo studio non sarebbe stato possibile senza l'apporto di tanti esperti, tanti studiosi. È stato sottolineato questo lavoro di squadra, tanti amici, tante amiche che vedete qui, diciamo, ricordati nella slide. Veramente a ognuno di questi va il nostro ringraziamento per aver creduto in questo progetto, per averlo sostenuto, per aver voluto appunto contribuire con i loro testi, diciamo, e discussioni fondamentali. E ci teniamo infine anche a ringraziare, diciamo, con affetto la famiglia Fabrini Carettoni, che è qui in sala con noi, che ha fortemente voluto che i materiali inediti di Laura Fabrini, diciamo, fossero restituiti ad un uso pubblico, fossero restituiti alla comunità scientifica. La famiglia inoltre ha generosamente sostenuto la pubblicazione, per questo ancora li ringraziamo. E vorrei aggiungere anche un ricordo appunto particolare della dottoressa Fabrini, che appunto ho avuto l'onore di conoscere personalmente, ma che tutta la squadra, tutto il gruppo ha in qualche modo conosciuto leggendo i suoi testi, la sua documentazione, confrontandosi con questa. E, diciamo, lo studio di questi quaderni è stata veramente l'occasione per scoprire non solo gli interessi scientifici, ma anche la personalità, diciamo, di una studiosa che era rigorosa e appassionata e che ha lavorato in un momento dell'archeologia italiana che vedeva nascere, diciamo, nuovi fermenti. E poi concludiamo ovviamente pensando appunto al futuro e, diciamo, al proseguo delle nostre attività. Pensiamo che sia importante proseguire appunto nello studio del monumento, dei suoi materiali, continuando questa sinergia con il parco del Colosseo, anche appunto in funzione di una declinazione diciamo anche sociale, diciamo, del nostro contributo. E, diciamo, detto questo, vi ringraziamo di essere qua. Grazie. Un applauso. Io intanto volevo rassicurare, perché appunto questo, come dicevamo, no, è la fine di un percorso e l'inizio di una seconda fase. Tra l'altro il parco nella sua programmazione ha anche imputato diversi fondi proprio sulle basiliche, sulla Basilica Emilia, sulla Basilica Giulia, quindi questo è solo, devo dire, un primo risultato importantissimo, come è stato messo in evidenza, di un percorso che andrà avanti. Saluto anche Paolo Carafa, che vedo qui questa sera, grazie per essere intervenuto. E quindi a questo punto possiamo chiedere chi vuole intervenire. Qui c'è il microfono, non siate timidi, perché sempre all'inizio un po' di timidezza che poi... quindi eventuali anche chiarimenti sia a chi ha presentato il volume, quindi al professor Lips e al professor Liverani, e anche agli autori di questo volume. Poi qui in sala ci sono tantissimi archeologi che peraltro hanno contribuito, no, a questo volume, alcuni li conosco, altri no. Quindi ringrazio anche la famiglia Fabrini per essere qui, Fabrini Carettoni, quindi davvero, poi li conoscerò dopo perché non ho avuto modo ancora di conoscerli. Quindi prego, se qualcuno, siete tutti timidi, questa sera nessuno. È tutto chiaro? No, non possiamo finire così. Chi è il primo? Ecco, una curiosità, perché poi è sempre rompere il ghiaccio. Una curiosità, perché non sono archeologo, quindi non sono nel campo. No, volevo chiedere, a parte la strumentazione scientifica, che è fondamentale, quali sono le differenze fra uno scavo effettuato 60 anni fa e uno scavo che viene effettuato oggi? Cioè, come permessi, organizzazione, costi... eccetera eccetera. Diciamo che facciamo il confronto, diciamo, tra uno scavo prima della grande rivoluzione stratigrafica degli anni, la fine appunto degli anni 60. Cosa è diverso? Al di là del discorso del metodo, direi che sono diverse le domande.
Quindi ogni periodo ovviamente ha una sua domanda. Per esempio è chiaro che Laura Fabbrini aveva un interesse ed era andare a recuperare le fasi repubblicane e regie più antiche, quindi le fasi più antiche del foro, seguendo appunto Boni, seguendo Gierstad e così via. Di tutto quello, diciamo, la parte, diciamo, successiva della storia, chiaramente le interessava un po' meno. Quindi noi oggi invece abbiamo per esempio diverse domande. A noi interessa, come abbiamo dimostrato anche di questi edifici, le fasi più tarde, le fasi di distruzione, di demolizione, di trasformazione, quelle che appunto, che, come diceva Liverani, sono brutte e della decadenza. Quindi sono diverse le domande. Sono diverse i metodi, ma i metodi sono legati alle domande, perché per esempio ci interessa ovviamente oggi per esempio parlare di ambiente, quindi non solo l'uomo ma anche come l'uomo interagisce con il contesto naturale, quindi il discorso per esempio idrogeologico, il discorso delle fauna, della flora, il discorso appunto di come l'uomo riesce a maneggiare i disastri naturali. Questo per esempio è un tema, no, che è proprio alla radice stessa in fondo anche della storia del foro. Quindi i metodi sono una cosa, le domande sono un'altra, poi ovviamente il discorso economico, scavare negli anni 60 è completamente diverso da come è scavare adesso, diciamo, perché è cambiata ovviamente tutta la società, il sistema, anche il mondo del lavoro è completamente cambiato. Quello che non è cambiato, direi, è la passione, no, che emerge da questi testi e da questi appunti, sempre molto controllata, molto, molto gestita emotivamente, ma si vede che c'è una grande devozione al lavoro, e direi che questa devozione al lavoro dell'archeologia è quello che poi fonda, diciamo, il parco e la tutela di questo luogo, di cui Laura Fabbrini in questo penso abbia rappresentato un esempio. Nell'archivio per esempio c'era anche tutta una parte molto interessante sul discorso delle manifestazioni pubbliche nel foro, il problema dei restauri, quindi tutti i temi che la rendono molto attuale. Infatti si poneva anche proprio questi problemi che sono attualissimi, no? Questa sensibilità anche nei confronti della comunicazione, del lavoro che portava avanti. Quindi devo dire, come ho detto prima, Laura Fabbrini è stata una delle figure, delle archeologhe più importanti della seconda metà del Novecento, quindi ha avuto per certi aspetti anche, è stata una precorritrice, no, in qualche modo, di tanti aspetti che poi si sono affermati, che sono diciamo quotidiani e ordinari oggi. Quindi ecco, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Nessuno, un silenzio. Allora, a questo punto, che dire? Ringrazio gli autori, il professor Marco Galli e Tommaso Ismaelli, ringrazio anche chi ha presentato il volume, quindi Johannes Lips e Paolo Liverani, e ringrazio anche tutti voi che siete stati così pazienti, ma anche così numerosi questa sera. Grazie mille.